Buonasera a tutti. Questa sera vorrei parlarvi di un pendolo particolare. Voi sapete, ne abbiamo già parlato, che qualsiasi oggetto sospeso a un filo è un pendolo. Naturalmente, poi la ricerca che è stata condotta in tutti i secoli in cui ci si è dedicati, studiosi si sono dedicati a questa materia, alla radiestesia. Sono stati costruiti pendoli di tutte le fogge e di tutte, diciamo, le dimensioni. Uno, per esempio, si può anche autocostruire, ed è questo pendolo qui che io ogni tanto propongo, ed è un semplicissimo pendolo costruito con un turacciolo. È un turacciolo, c'è cioè un chiodo qui infisso, un chiodo da quadro, un anellino di sospensione. E questo è un pendolo che fa il suo dovere. Abbiamo fatto delle prove, non so se le avete viste, comparative con altri tipi di pendoli, e funziona benissimo, pur essendo molto leggero. E questo pendolo invece di cui voglio parlare questa sera è un pendolo molto particolare. Si chiama pendolo universale. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui nel suo contenitore. E il pendolo è questo. È una sfera, come vedete, una sfera di legno che ha tutta una serie di lettere che identificano dei colori, delle frequenze colore. C'è un'ansa che è scorrevole, e un cavo di sospensione che ha tre punti di sospensione. Uno più vicino al pendolo, che è questo, in rosso, uno a metà tra il rosso e l'ultimo punto di sospensione, questo è identificato in blu, e poi c'è quest'ultimo punto di sospensione in bianco. Il pendolo, come vedete, quando viene riposto nel suo contenitore, vedete che il contenitore ha due scanalature. Servono per tenere fermo il pendolo all'interno del contenitore e diciamo a non farlo muovere perché è un po' sensibile agli urti, se prende un urto bisogna ritararlo e soprattutto serve per tenere ferma l'ansa sulla regolazione che deve essere fatta quando il pendolo viene messo a riposo sul verde positivo. Perché tutti questi, diciamo, segni che vedete, identificati poi da una lettera, sono delle frequenze colore. Questa è proprio una macchina che sintonizza delle frequenze colore. Come vedete, l'ansa è fissata su due poli, che convenzionalmente vengono chiamati polo nord e polo sud. Una frequenza nel polo nord è un verde positivo. Cosiddetto, una frequenza nel polo sud è un verde negativo. Un altro verde negativo lo troviamo anche qui su questo equatore. La particolarità del pendolo è che poi ha un equatore e due meridiani che corrispondono ai punti di sospensione che vi ho fatto vedere, questo rosso, questo blu e questo bianco. E che servono per sintonizzare le frequenze colori su una fase, su tre fasi dette elettromagnetica, magnetica ed elettrica. Ripongo un attimo il pendolo nel suo contenitore e vi spiego meglio, con l'ausilio di qualche immagine, la genesi e la costruzione di questo pendolo particolare. Allora, qui sono io che sto operando col pendolo universale. Il pendolo universale è stato elaborato, messo a punto. Ecco, qui vedete meglio forse in questa fotografia l'ansa che vi dicevo, la sfera è costituita in legno. È il cavo di sospensione con i tre punti di sospensione di cui vi parlavo. È stato messo a punto da questi due ricercatori, André de Belisal e Léon Chomery, intorno agli anni 20-30.
la particolarità, De Bellisario e Chomery conducevano molte ricerche sul magnetismo terrestre, la Terra è una sfera, e venne l'idea di provare a vedere se in una sfera che riproduceva la sfera terrestre potevano essere individuati dei punti con delle particolari frequenze. Gli esperimenti vennero condotti ovviamente su una sfera con altri tipi di penduli, penduli in grado di rilevare quella che loro chiamavano la radioattività, cioè proprio le frequenze colore, e poi effettivamente la sintonizzazione di queste frequenze, e alla fine venne fuori un brevetto. Questo pendolo è brevettato, l'originale, questa che vi ho fatto vedere è un'evoluzione, poi vi dirò perché è un'evoluzione. L'originale è stato brevettato, come vedete, presentando una domanda nel 1936. La cosa interessante, leggendo una parte del brevetto, ve lo traduco mentre lo leggo, questa invenzione ha per oggetto un processo e un apparecchio radioestetico basato sul magnetismo terrestre, come appunto dicevamo. Fino ad oggi i penduli impiegati in radiestesia sono dei corpi di forma qualunque, di varie forme, sospesi con un cavetto flessibile. I più perfezionati si accordano solo in lunghezza d'onda. Ne abbiamo parlato, le varie forme dei pendoli, a parte che qualsiasi oggetto sospeso a un filo può diventare un pendolo, ma ovviamente avrà diciamo, range di sintonizzazione che è dovuto poi all'abilità dell'operatore, ma anche alla forma del pendolo. Quindi gli studiosi, gli radiestesisti, hanno poi nel corso di tutti gli anni, anzi dei secoli, diciamo così, cominciato a conformare particolarmente i penduli per sintonizzarli su particolari forme d'onda. E questo è l'accordo in lunghezza d'onda di cui parlano nel brevetto Chomery e De Bellisario. Quindi loro continuano con tutti questi apparecchi, cioè gli apparecchi, i penduli che si accordano in lunghezza d'onda, in particolare con i dischi, è impossibile esplorare una regione compresa entro l'infranero e l'ultrabianco, perché questi due raggi si trovano praticamente uniti seguendo un asse che lui stesso possiede un altro raggio non ancora ben determinato. Questo raggio, quest'ultimo raggio, è agli antipodi del verde dello spettro, quindi la frequenza colore verde, è l'onda più corta e di conseguenza più potente dello spettro invisibile. Quello che va a seguire, quindi nella descrizione del brevetto, questo raggio è designato sotto il nome di verde negativo o verde speciale. Alcuni radiestesisti associano al pendolo delle barre magnetiche, degli aghi magnetizzati, che creano un'attrazione artificiale. Invece il procedimento oggetto dell'invenzione è basato sul magnetismo terrestre, che si esplica tramite polarità che vengono emesse in tutta la circonferenza. Quindi è sufficiente trovare su una superficie rotonda le onde positive e negative e fissarle con un punto. E con un punto, cioè qui con un tratto, in realtà sul pendolo, come poi vedremo, sono proprio dei punti trapanati e evidenziati con una piccola inserto di plastica. Questo dice il brevetto. Il brevetto continua facendo vedere come è costituito il pendolo. Come è costituito il pendolo, quindi qui ci dice che ci sono un equatore e un meridiano, l'altro meridiano è quello che è visto frontalmente, ci dice che all'interno ci sono delle semisfere, quindi nell'asse nord-sud è trapanato un foro che alloggia delle semisfere, con ovviamente poi due tappi per tenerle ferme, ma la cosa particolare è che quando conducevano queste esperienze, Chomery e De Bellisario si sono accorti che i punti delle frequenze colore che loro avevano individuate, dopo qualche ora si spostavano.
avendo questo problema, hanno cercato di capire come mai e hanno capito che i punti si spostavano in relazione al moto del Sole. E quindi avevano il problema di dover fissare questi punti in qualche maniera, altrimenti avrebbero dovuto usare il pendolo con un orologio. E cosa hanno trovato? Hanno trovato che si poteva, diciamo, rompere questa armonia della sfera che seguiva i moti solari, facendo due piccoli inserti a 90 gradi, quindi sull'equatore, a 90 gradi rispetto ai due poli, quindi sull'equatore, sulla circonferenza che è designata equatoriale, che è quella in pratica che taglia in due la sfera tra il polo positivo e il polo negativo, e ci hanno inserito due piccoli inserti in rame. Questo ha consentito di fermare questa migrazione dei punti, questa migrazione alle 24 ore dei punti delle frequenze colore e quindi di fissarle in una posizione ben determinata e non muovere. L'altra cosa interessante è che, come vedete, qui ci sono due figure che rappresentano quattro semisfere impilate. E un'altra figura invece che rappresenta dei coni particolarmente conformati, e nel brevetto è detto che le semisfere fissano queste frequenze verde negativo e verde positivo. Se si vogliono fissare nei poli altre frequenze, bisogna cambiare la forma degli inserti che vengono inseriti nell'asse trapanato, nel foro trapanato tra il polo sud e il polo nord, e magari usare delle forme coniche come quelle da lato. Però diciamo che poi il pendolo si è evoluto così come lo conosciamo oggi e all'interno alloggia delle semisfere. Qui vedete come vengono, diciamo così, sono stati fissati, scusate, le varie frequenze colore. Vedete un asse orizzontale che rappresenta l'equatore. L'equatore è quindi l'equatore detto elettromagnetico e dalle altre parti vedete le due semicirconferenze che sono costituite dall'elettrico e dal magnetico, dalla fase elettrica e dalla fase magnetica. Quindi praticamente questo pendolo, a differenza di quelli di prima, come dice il brevetto, che potevano essere tarati solo in lunghezza d'onda, questo può essere anche tarato in altezza d'onda e quindi in onda in fase magnetica, in fase elettrica o in fase elettromagnetica, che è una combinazione delle due. Da dove venivano queste esperienze di Chaumery e del Belisar? Per esempio dall'analisi di un manufatto che era esposto al Louvre, credo lo sia esposto ancora oggi, in cui avevano rilevato una particolare inclinazione delle gambe. Vedete sopra a questo manufatto tratteggiata una specie di brocca che non esiste in questo momento, c'è solamente l'appoggio sferico di questa brocca. E vedete che sotto ci sono, tra il piano di appoggio e diciamo, il piano, e i quattro rinforzi che tengono insieme le gambe, ci sono delle lunette che sono parenti delle semisfere. Ipotizzavano Chaumery e de Belisar che servissero a dare energia per caricare l'acqua che veniva messa in questo contenitore con la frequenza blu. E loro vedevano che rispetto a una verticale queste gambe avevano un'inclinazione di 30 gradi. E quindi cominciarono a verificare se effettivamente nella loro sfera. Ah, scusate, qui gli angoli sono poi anche, le frequenze sono correlate con gli angoli acuti, ottusi o con l'angolo di 90 gradi, con una particolare forma di emissione. Per esempio, un angolo di 90 gradi, una squadra, emette il verde negativo, come vedete su questa figura. Angoli acuti emettono la frequenza bianco, ultraviola, viola, indaco, blu, 30 gradi appunto, come dicevamo prima, e verde positivo. Angoli ottusi invece emettono nero, infrarosso, rosso, arancione, giallo e verde positivo. Verde positivo e verde negativo sono agli antipodi, sono uno diciamo, rispetto all'altro, stanno a 180 gradi l'uno rispetto all'altro, come nel quel polo sud e polo nord che vi ho fatto vedere sul pendolo. La particolarità è questa.
Sommelier dei Bellisario, infatti, hanno visto poi che il blu, qui i colori sono denominati in francese perché viene dall'opera originale dei due autori, e vedete che rispetto al nord, dove c'è scritto nord, subito a sinistra c'è questo bio che è bleu in francese, che sta a 30 gradi rispetto al verde positivo, che a sua volta è a 180 gradi, quindi proprio agli antipodi del verde negativo che è vicino a quella scritta sud. Quindi quello dove sono quella circonferenza, quell'ellissoide, perché visto in prospettiva dove sono collocati tutti i colori che vedete, quindi blu, poi ci sarà l'indaco, il violetto, l'ultravioletto, il bianco, quello è BC blanche, il verde negativo, il nero, l'infrarosso, il rosso, l'orange, l'arancione, jaune e il giallo, e torniamo al verde positivo su questo equatore, equatore in fase elettromagnetica. Ci sono poi due scritte, come vedete, magnetico ed elettrico. Il magnetico è un tratto continuo, è un ellissoide in tratto continuo, l'elettrico è un ellissoide in tratto puntinato. Quelli sono i due meridiani sopra i quali sono stati fissati altre frequenze colore. In realtà i colori si muovono con una ellisse, ellisse che parte dal polo nord, ne vedete due qui rappresentate, e arriva fino al polo sud. Lungo queste ellisse sono ellissi di una frequenza colore, ma lungo queste ellisse poi vengono posizionati poi anche tutti gli altri colori quando incrociano, quando si incrocia l'equatore elettromagnetico o i due meridiani, elettrico e magnetico. Qui lo vedete meglio, vedete che chiamano spirale colore, questa spirale colore che parte dal verde positivo e arriverà poi al verde negativo, e l'altra è la rappresentazione che avete visto prima con l'equatore, il nord, sud, l'est e l'ovest e i due meridiani elettrico e magnetico. A sinistra vedete un pendolo, qui si può capire meglio come sono posizionati queste frequenze colore di cui facevo accenno prima. Ne vedete alcune molto molto vicine, denominate con delle lettere greche, che stanno tra il nero e il bianco. Questo tra la lettera C che vedete e la lettera B. In realtà questo è un pendolo che viene dalla Polonia e quindi quella C significa nero in polacco. Il B invece è l'iniziale del bianco, perché non so come si dica in polacco, ma è come lo diciamo noi, l'iniziale è come la nostra. E a sinistra vedete la rappresentazione di prima e forse qui capite meglio come sono posizionati queste frequenze colore sul pendolo. Oh, le frequenze colore in fase elettrica e in fase magnetica sono particolari perché nella fase elettrica sono molto penetranti e quindi potenzialmente pericolose, mentre invece in fase magnetica sono meno penetranti e, diciamo così, meno pericolose e quindi più benefiche. Io qui ho fatto un riferimento ai testi dell'ingegner Turenne, che è stato un grande radiestesista scientifico francese del secolo scorso, e lui chiamava infatti, richiamava onde verticali, quelle penetranti e pericolose, e onde orizzontali, le altre, quelle magnetiche e quindi meno pericolose. La scansione dei colori nell'equatore, che è l'ellisse, diciamo, orizzontale, e nel meridiano elettrico, che è quello che vedete come una circonferenza perfetta, e nel meridiano magnetico, che invece è l'ellisse schiacciata e verticale, qui vedete come sono posizionati i vari colori. Quindi vedete diciamo, la scansione, che sono circa 30 gradi per ogni diciamo, campo di banda di frequenza, e vedete per esempio che prendiamo la circonferenza, quella che si vede bene, quindi l'elettrica, la circonferenza perfetta, quella che vedete proprio non in prospettiva, e vedete che da est si parte, no, partiamo da nord c'è un verde positivo,
scendendo a destra cioè, avete il giallo, l'arancione, il rosso, l'infrarosso, il nero, il bianco, un verde negativo che è posto tra il nero e il bianco, un ultraviola e un viola. Le stesse scansioni sono in maniera diversa per l'equatore elettromagnetico e per il meridiano magnetico. Vi ricordo appunto la scansione dei colori che abbiamo visto prima, che è questa. Allora, un problema per capire meglio come è fatto questo pendolo è questo. Se noi guardassimo, tagliassimo la sfera e guardassimo l'equatore elettromagnetico, avremmo questa serie di colori che sono posti, come vedete, partendo da 0, 3, 60, sono posti ogni 30 gradi. Quindi a 3, 60 o 0 abbiamo il verde positivo, a 30 gradi c'è il blu, a 60 l'indaco, eccetera, eccetera. Questa è su una base sessagesimale, come una bussola, come la classica bussola da navigazione che è divisa in 360 angoli, 360 gradi, scusate, in 360 angoli che sono rappresentati con gradi. In realtà il pendolo universale ha una divisione che è su base 400, cioè centesimale, cioè sono 400 gradi. Perché? Perché queste frequenze che vedete sulla destra, identificate con una lettera greca, che sono tra il bianco e il nero, con in mezzo il verde negativo, che è identificato con 400 o 0, cioè la graduazione partirebbe da lì, con 0 e ritorna lì con 400. È stata fatta questa divisione in 400 perché bisogna avere la possibilità di differenziare bene queste frequenze che sono molto vicine. È una zona particolare di cui vi parlerò adesso, ma il fatto di essere su scala 400 o su scala 360 non inficia il fatto che la posizione della frequenza colore è sempre quella sulla sfera. Si tratterà semplicemente di dire che se siamo in scala 400, tra il verde, diciamo tra l'ultraviola e il bianco, tanto per intenderci, ci sono o 30 gradi se sono una scala 360, o 33,3 periodico se siamo su una scala 400, ma le mute posizioni sono quelle. E quindi questo è per chiarire un po' un dubbio che c'è sempre quando poi nei testi troverete che la scala su cui è graduato il pendolo universale è una scala centesimale di 400 gradi. Per farvelo vedere meglio, qui si capisce forse meglio, vedete che 360 o 400 le posizioni sono sempre quelle. Ed è quello l'importante. Come è fatto il pendolo dentro? Dicevamo che il pendolo ha all'interno una batteria di semisfere, una batteria di semisfere che sono sull'asse nord e sud, quindi tra, come vedete sulla destra, quell'ansa girevole che è imperniata al polo nord e al polo sud, all'interno c'è una cavità, che è un foro passante, che alloggia queste semisfere. Le semisfere sono state messe all'interno del pendolo perché gli conferiscono una potenza di emissione notevole. Questo è un pendolo relatore, ma è anche un pendolo emettitore molto potente. E questa è una sezione reale di un pendolo come quello che vi ho fatto vedere all'inizio dal vero, che si chiama PU6, perché ha 6 semisfere all'interno. Le potete contare 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sfera è fatta di legno. Nei punti estremi qui non si vedono perché tagliandole sono saltate, ma nei punti a sinistra e a destra, dove vedete quell'altro taglio della sfera, è lì che sono imperniati quei due piccoli inserti di rame che servono a bloccare le frequenze colore in una unica posizione, non variabile nel corso della giornata, in funzione dei movimenti del sole. Perché una pila radiestetica? Una pila radiestetica, per le esperienze che erano state fatte dal Chevalier de Belisle, e qui vedete una serie di macchine che loro hanno costruito, anche qui ce ne sono altre,
Queste semisfere hanno la capacità di emettere un verde negativo alla loro estremità, sulla faccia piatta, quella frequenza colore che dicevamo, ma di emetterlo con potenze crescenti al crescere del numero delle semisfere, scusate. E quindi questo è stato fatto all'interno del PU, del pendolo universale, per avere una maggior potenza di emissione. Ma anche altri pendoli sono conformati in questa maniera. Questi sono pendoli, anche loro emettitori, sono pendoli, ne ho messi alcuni proprio a titolo di esempio, ma ne avrete visti sicuramente in giro. Quando avete queste batterie di semisfere è perché c'è una certa frequenza di emissione alla base del pendolo, ma con una certa potenza che cresce al crescere delle semisfere. Un particolare pendolo, infatti, è un pendolo cosmomagnetico, qui lo vedete, che è messo a punto negli anni 80, addirittura del secolo scorso, da questo Fondò di Marly. Magari ne parleremo un'altra volta perché è un pendolo molto interessante, perché in questo si riesce a capire che importanza hanno le dimensioni delle semisfere. Le semisfere hanno delle dimensioni particolari perché sono legate a tutta una serie di questioni che questa sera non ne parliamo, ne parleremo quando analizzeremo il pendolo cosmomagnetico. Ovviamente che succede? Perché la semisfera funziona così? Perché sezionandola si spostano leggermente le frequenze di emissione. Le frequenze di emissione partono tutte quante da un centro e in pratica questo centro, ve lo faccio vedere meglio, quando sezionate la sfera, invece di essere come nella figura di sinistra, un centro da cui si dipartono poi i raggi che vanno a sintetizzare sulla sfera, sulla superficie esterna della sfera, il punto dove c'è la vibrazione, perché all'interno sono tutti quanti un fascio, come se fosse un fascio, un'onda luminosa della luce visibile che poi viene scomposta nei suoi colori da un prisma. E con un altro prisma gemello e inverso può essere ricostituita nella sua frequenza. Quindi al centro della sfera in realtà c'è un fascio di emissioni, che è un unico fascio, che poi vengono proiettate sulla superficie. Quando si taglia la sfera e la si fa diventare una semisfera, si fissano queste due potenze di emissione, che sono frequenze di emissione, scusate, che sono il verde positivo e il verde negativo, e dalla base della semisfera esce soltanto il verde negativo, e non più un fascio intero di frequenze. E quindi è solo quella frequenza che esce, per cui a questo punto che succede? Come vedete qui nella figura, scusate, forse ce n'è una più grande, ecco, come vedete qui nella figura di destra. Da quel tratteggiato che esce dalla base della semisfera è un verde negativo in fase elettrica, cioè in fase molto potente, mentre invece sui laterali ci sarà un verde negativo ma in fase magnetica. E questo lo si vede bene in una fotografia in camera Kirlian. Conoscete tutte le camere Kirlian, sono quelle che fotografano l'aura delle cose o delle persone. Qui vedete una fotografia in camera Kirlian del pendolo cosmomagnetico di cui vi parlavo prima, e vedete come diciamo, specie di anelli che escono dalla base, che circondano la semisfera, sono quelle frequenze di verde negativo in fase magnetica, mentre invece tutto sotto del cilindro è un verde negativo in fase elettrica, in questo pendolo particolare, ma anche nelle semisfere. E questo sì è un dettaglio dell'equatore, l'abbiamo già visto prima, in cui ci sono queste frequenze particolari identificate, sulla destra le vedete, identificate con delle lettere greche. Queste sono frequenze molto particolari, dopo le analizziamo, che possono servire a tante cose. E un'altra immagine forse un po' più chiara per farvi vedere dov'è tra il bianco e il nero, questa dell'equatore elettromagnetico, questa serie di frequenze, e le vedete tabulate qui,
con alla sinistra i gradi centesimali, e quindi vedete che stanno 33,5 invece che 30, per esempio, arrivano a 0,400 invece che 3,60, e poi sempre con questa scansione di 33,3, in realtà sarebbe 33,5, è un'approssimazione. E vi portano a identificare i punti su questa scala centesimale, che ne consente di avere, diciamo, in maniera più agevole l'identificazione di queste frequenze. Cambiamo un attimo camera e ve lo faccio vedere dal vero, così forse è più chiaro. Le vedete qui, tra il nero e il bianco. Non so se vedete che sono tutta una serie di puntini molto ravvicinati, ma è stato fatto così proprio per consentire poi di sintonizzare perfettamente il pendolo, perché il pendolo si sintonizza, se io volessi sintonizzarlo su un giallo, per esempio, dovrei portare l'archetto sul giallo. E il punto di sospensione in questo momento c'è già sul punto giallo, in modo che coincida perfettamente con questo colore. Non so se riuscite a vederlo. Adesso lo ripongo, ma lo devo rimettere sul verde positivo, perché, e qui introduco quest'altro argomento, perché questo pendolo ha una capacità di emissione quando è sintonizzato in questa maniera, cioè con l'archetto che è il punto di sospensione che vanno su una particolare frequenza colore. Se lo si lascia in quella posizione, lui continua ad emettere quella radiazione. Allora, l'unica radiazione che è effettivamente riconosciuta assolutamente benefica, quindi non pericolosa, è il verde positivo, per cui quando si deve riporre il pendolo, anche negli intervalli tra le varie misurazioni, eccetera, bisogna sempre riporlo nel suo contenitore sintonizzato sul verde positivo. Ed ecco perché ci sono quelle due tacche sul contenitore, in modo che l'ansa non si sposti e rimanga fissa dove è stata, diciamo, sintonizzata. Allora, andiamo avanti. Qui ecco, lo vedete riposto, ma l'avete visto davvero. Allora, un'altra questione che il brevetto enfatizza è che, dato un corpo qualunque, il pendolo universale può girare solo su un corpo identico e non su un corpo similare. Cioè, il discorso è questo: lui sintonizza perfettamente una frequenza e non un'altra. In più, ha questo pendolo la proprietà di non di mettersi a girare, mettere a ruotare solo quando si trova esattamente sulla verticale del corpo studiato. E questo è una sua particolarità, al contrario di moltissimi altri pendoli che invece iniziano a girare quando non sono esattamente sulla verticale del corpo, e quindi della frequenza, della firma energetica di quel corpo, ma diciamo che cominciano a girare un po' prima, perché c'è un certo angolo nel quale entra una risonanza. Ma la particolarità di questo pendolo universale è appunto essere una macchina molto precisa. Allora, come si usa questo pendolo? Perché a questo punto vi chiederete tutti: ma come va usato questo pendolo? Si usa in moltissimi modi, moltissimi modi. Vediamo se riesco a farvene vedere qualcuno, perché sono piuttosto complicati. È un pendolo apparentemente semplice, in realtà non è poi così semplice nel suo uso. Varie scuole ne hanno poi studiato parecchie applicazioni. Che vi devo dire? È importante perché riesce ad avere una grossa potenza di emissione, e quindi su questo riesce a operare veramente bene. Facciamo un primo esempio con, vediamo un attimo, apparecchio il tavolo. Facciamo un primo esempio. Ah, una cosa importante che io dico sempre è le condizioni al contorno.
sapete che tutta la radiazione che è emessa, la frequenza che è emessa da un modem wifi o un computer nel suo funzionamento non è certo l'ideale per operare con qualsiasi tipo di pendolo. E ci sono tutta una serie di fasi e di norme di cui abbiamo già parlato, ma questa è abbastanza importante. E allora, in queste condizioni, per riuscire a fare un qualcosa che in realtà dovrebbe essere fatta a wifi spenti e con tutta una serie di accorgimenti, io ho piazzato questo circuito radionico sul mio wifi. Perché questo mi consente di fermare la maggior parte, le sue sicuramente frequenze da 2,4 e 5 GHz, sicuramente le ferma. Rimane qualcuna spuria, ma possiamo operare lo stesso. Allora, vediamo come per esempio si può operare per riequilibrare i chakra. Voi sapete che, riprendo un attimo le diapositive, sapete che i chakra sono molto importanti nella medicina tradizionale cinese. Qui vedete il famoso circolo, no? Dei cinque elementi, come sono legati nel ciclo generativo o nel ciclo di controllo cosiddetto. A noi interessa i chakra nella loro relazione con il pendolo universale. Il pendolo universale è E quindi le frequenze colore del pendolo universale sono in questa relazione con i chakra. Cioè, viola corrisponde al settimo chakra, l'indaco al sesto chakra, il blu al quinto, il verde positivo al quarto, il giallo al terzo, l'arancione al secondo, il rosso al primo e poi infrarosso, nero, verde negativo, bianco e ultravioletto. Corrispondono alla parte posteriore del chakra. Sapete che i chakra sono una specie di coni, di vortici, che poi portano all'interno le energie sottili del cosmo, portano all'interno del corpo e sono come due imbuti, uno da una parte e uno dall'altra, nelle posizioni classiche che conoscete dei chakra. Allora, come si interviene con questo pendolo per riequilibrare i chakra. Abbiamo qua una rappresentazione dei chakra del corpo umano. Dobbiamo prendere un soggetto X. Io sto prendendo un soggetto X di cui ho fatto di cui ho fatto un testimone, quindi il classico testimone, scrivendo nome, cognome e data di nascita a matita su un foglietto bianco. L'operazione si fa così: si prende il pendolo universale, si va a intervenire sul meridiano elettrico, scusate, che è questo qui, e si passeranno tutti i colori del meridiano elettrico su ogni chakra per vedere dove risuona eventualmente il chakra. Allora, qui sto regolando adesso sul primo colore, prendiamo il bianco elettrico. Lo sto regolando con la massima precisione possibile. Dovrò tenere il cordoncino alla tacca rossa, che è quella che mi sintonizza l'altezza d'onda e quindi la fase elettrica, e sospendendo il pendolo sul testimone e toccando il primo chakra, ad esempio, dovrò porre la domanda mentale: c'è risonanza fra questa frequenza colore e il chakra di questa persona di cui ho il testimone? È una domanda mentale. Ora io mi concentro, sto ponendo la domanda e vedete che il pendolo non si muove e sto toccando con la punta cercatrice il primo chakra in questa rappresentazione. Se non si è mosso sul bianco, passo
sul blu, scusate, passo all'indaco. Stavo ancora ragionando con l'altro pendolo. Passo all'indaco e sempre toccando, sospendendo il pendolo sul testimone e ponendo la domanda mentale che vi ho detto, c'è risonanza fra questa frequenza colore e il chakra di questa persona. Vedete che non si muove. Passiamo a sintonizzare il violetto. La sintonizzazione deve essere molto precisa. Tocco di nuovo con la punta cercatrice e vi pongo una domanda. C'è sintonia tra questa frequenza colore e il chakra di questa persona. Il pendolo non si muove. Passo ad analizzare un altro colore, sempre in fase elettrica, che sarà l'ultravioletto. La scansione di queste frequenze colore, cioè il campo di intervento di queste frequenze colore, è sempre di 30 gradi una rispetto all'altra. All'interno, chiaramente, la frequenza esatta viene sintonizzata dal punto. Procedo di nuovo e vedete che ancora non si muove. Quindi praticamente questa operazione io la devo ripetere per 12 volte, i colori sono 12 per ogni meridiano, sia elettrico che magnetico, prima in fase elettrica. Se rilevo qualche cosa in fase elettrica, quindi potrebbe essere che a un certo punto, non so, il quarto chakra mi dice che risuona con il blu. Nel blu elettrico. A questo punto io ho fatto una diagnosi, quel chakra ha uno squilibrio su quella frequenza. Se mi risuona è perché c'è uno squilibrio in fase elettrica. A questo punto per il trattamento dovrò fare il contrario, cioè portare lo stesso colore ma in fase magnetica. E sintonizzando in fase magnetica, a questo punto il pendolo diventa un emettitore, mentre prima dovevo aspettare che il pendolo si muovesse e non si è mosso, avete visto, lo tenevo dal punto di sospensione rosso. Quando andrò ad operare per, diciamo, riequilibrare il chakra, dovrò essere in fase magnetica e quindi sospendere il pendolo all'altro punto di sospensione, quello blu, che identifica poi la fase magnetica di quella frequenza colore, ma a questo punto dovrò essere io a fare girare il pendolo per creare quel campo di vibrazione che manda a quel soggetto, lo dovrò far vibrare, girare sul testimone, per mandare a quella persona la frequenza colore su quel chakra che io starò toccando. Quindi se era il quarto chakra che aveva bisogno di blu, gli devo dare il blu. E questo è un primo metodo. Scusate, ripongo il pendolo sul verde positivo, come vi dicevo, lo rimettiamo un attimo qui. Questo è un primo metodo. C'è un secondo metodo che è più complesso e diciamo forse più preciso, non è più preciso, diciamo che è un modo diverso di operare. Ce ne sono varie, su questo pendolo. E si fa così. Qui prendiamo un altro testimone. Questa perché è una persona che è sotto trattamento e quindi possiamo fare una simulazione più reale. Dobbiamo quindi avere questo testimone e io faccio così. Toccando il testimone e con un pendolo normale, questo è un normalissimo pendolo, vedete, che non ha niente di speciale, comincio a identificare alcune cose. In questo momento io so
cosa devo fare per questa persona e quindi non compilo un brogliaccio che di solito dovrebbe essere compilato. Prendo semplicemente un foglio di carta dove prenderò delle note. Io so qual è il problema della persona e quindi dirò questa persona XYZ, per questa persona XYZ la sto pensando perché la conosco. Su quanti livelli la devo trattare per il suo problema che io conosco, e faccio questa domanda al pendolo su questo quadrante, ve lo faccio vedere. Questo è il brogliaccio da compilare quando appunto non si hanno, quando si fa il primo intervento, ma anche negli altri, per avere contezza poi di quello che succede. Adesso stiamo un po' accelerando, scusate. Questo è il quadrante su cui sto operando. Come vedete ci sono tre livelli e io devo identificare quale, o nessuno, o tutti e tre, o quale deve essere, su quale dovrò trattare poi la persona. E allora faccio questa domanda e vediamo il pendolo che cosa mi dice. Il pendolo si sta muovendo su livelli 1 e 3. E allora io prendo nota che questa volta dovrò trattare livello 1 e livello 3. Ho preso buona nota. A questo punto cambio quadrante, qui ho il mio testimone, cambio quadrante perché devo identificare quante frequenze dovrò inviare per questo trattamento su ogni livello. Il quadrante che sto adoperando, ve lo faccio vedere, è questo, che è un classico quadrante un po' più complicato, ma è un classico quadrante più 10 meno 10. Si adopera semplicemente la parte positiva. E allora io vado a pormi qua, il quadrante è questo, questa è la parte positiva, e devo identificare quante frequenze colore questa persona necessita al livello 1 e al livello 3. Inizio dal livello 1. Il problema di questa persona, e per trattare questa persona, sto facendo una domanda mentale di questo genere: quante frequenze colore dovrò identificare al livello 1? Sta risuonando sul 4 il pendolo, quindi io segno che al livello 1 saranno necessarie 4 frequenze. Dopodiché chiedo, ripeto la stessa domanda mentale: per questa persona quante frequenze sono necessarie al livello 3, abbiamo detto. Vedete che sta risuonando su 2, quindi serviranno 2 frequenze. A questo punto io non so ancora quali sono queste frequenze, quindi dovrò andare a prendere un ulteriore quadrante e vi faccio vedere. L'ulteriore quadrante è questo, dove vedete che è su base 360 gradi, ma come abbiamo visto le mutue posizioni non cambiano, e su questi 360 gradi io devo andare a identificare le frequenze che sono per il livello 1 4 frequenze e per il livello 3, scusate, 2 frequenze. Allora, abbiamo qui il nostro quadrante. Prendiamo il nostro pendolo diagnostico, che è un pendolo normalissimo, sistemiamo il testimone, e facciamo la prima domanda. Per il trattamento di questa persona, per il problema di cui soffre, qual è la prima frequenza a livello 1?
sposto leggermente verso l'esterno della circonferenza per riuscire a identificare bene dove sta oscillando. Sta oscillando su 35 gradi. 35 gradi. Mi segno che la prima frequenza è 35 gradi, poi scarico il pendolo, vado di nuovo a porre la domanda per questa persona, per il trattamento che dobbiamo fare, qual è la seconda frequenza a livello 1. Sposto leggermente perché il pendolo sta oscillando dalla parte opposta adesso. E sta oscillando su 210 gradi, che corrispondono al nero. 210 gradi. Riscarichiamo il pendolo e adesso dobbiamo fare domande su il livello 3. Ah no, scusate, abbiamo ancora altre due frequenze per il livello 1. Allora, qual è per questa persona, io faccio sempre la solita domanda mentale, la terza frequenza al livello 1? Scusate, devo... Oscilla decisamente su 15 gradi. Depuriamo ancora il pendolo. La domanda mentale è sempre la stessa. Quarta frequenza a livello 1. Scusate, devo dare... gradi. Poi passiamo a livello 3. A livello 3 dobbiamo identificare due frequenze. Due frequenze. La domanda mentale è sempre la stessa, solo cambiamo il livello. Prima frequenza del livello 3. Prendo un po' in vicino. Da 215 gradi. Notate che se io portassi il pendolo dall'altra parte, perché magari avevo equivocato l'oscillazione, l'oscillazione si ferma. Quindi quella esatta è da questa parte, la facciamo riprendere. Mi sposto verso la circonferenza. E come vedete, ridà 215 gradi. 215 gradi, ne dobbiamo identificare ancora una. Dobbiamo identificarne ancora una. Quindi la seconda frequenza per trattare questa persona a livello 3. 15 gradi. 15 gradi. Dobbiamo ancora approfondire l'indagine facendo una serie di domande su una sagoma. Scusate, devo prendere la sagoma esatta. Su una sagoma femminile perché la persona in questione è una donna. In questo caso io dovrò chiedere alcune cose. Anzitutto dovrò dire quale parte del corpo devo trattare. Quindi metto il mio testimone qui, sospendo il mio pendolo sul testimone e con la punta cercatrice vado a toccare i vari distretti. E quindi chiedo al pendolo, è questo il punto? E questo è il punto, e questo è il punto, e questo è il punto, e questo è il punto,
Quando lo sta reagendo sulla gamba destra, leghiamo le braccia. Ecco, facciamo un controllo, testa, torace, ventre, gamba destra, in particolare la coscia, e quindi coscia destra. Noto questa cosa. Coscia destra. Devo ulteriormente approfondire l'indagine per vedere se deve essere trattata la coscia destra dalla parte anteriore o dalla parte posteriore. Il pendolo reagisce su anteriore. A questo punto io so dove devo trattare, quindi il punto sarà questo. Armo il mio pendolo andando a vedere 35 gradi, che è la prima frequenza che devo mandare sul livello 1, 35 gradi in fase elettrica, ovviamente, e 35 gradi sta tra il blu e l'indaco, quindi io devo andare a prendere. Scusate, in fase elettromagnetica, devo andare a prendere sull'equatore elettromagnetico, che è questo, devo mettermi tra il blu e l'indaco, che sono qua, tra blu e indaco, eccoli qui, e dovrò dargli 35 gradi, quindi 35 gradi è molto vicino al blu, quindi circa un terzo, quindi dovrò stare qui. La macchina è sintonizzata. Sono in elettromagnetico, quindi devo prendere la terza sospensione. Mi sospendo sul testimone. Devo emettere, quindi in questo caso io punterò con la punta cercatrice la coscia destra dalla parte anteriore. Do un avvio al pendolo. Il pendolo si metterà a ruotare. E qui sta andando in automatico, io non sto facendo nessuno, solamente vuoto mentale, non sto facendo nessun tipo di operazione, perché così sintonizzato il pendolo sta emettendo e sa esattamente quanta frequenza emettere per andare a riequilibrare questo distretto. Ovviamente la risposta che ci è stata data dipende dalla problematica della persona, e il trattamento che avete visto prosegue con l'altra frequenza. Quando il pendolo si fermerà completamente, avrà esaurito per questa sessione l'emissione che doveva fare. Io lo ripongo sempre nella sua scatolina in verde positivo. Vado a consultare i miei appunti. So che dovrò trattare questa persona a 210 gradi, quindi sintonizzerò il pendolo a 210 gradi su base sessagesimale, ma poi avete visto che le posizioni sono quelle, i punti sono fissi, e via via andrò ad esaurire in questo trattamento, in questa fase del trattamento, tutte le frequenze che mi sono state date, e date dalla diagnosi, ovviamente. E che succede? Questi brogliacci vanno compilati perché lo scopo di questo tipo di trattamento è arrivare a un equilibrio totale della persona senza avere più nessuna frequenza da trattare. C'è stato un caso abbastanza recente, in cui mi sono sorpreso anch'io, perché una persona che ha chiesto durante un corso, si è offerta come volontaria. E ho fatto questa indagine e curiosamente è venuto fuori che aveva bisogno solo di una particolare
frequenza elettrica, frequenza colore in fase elettrica, sulla parte posteriore all'altezza della schiena. Ho eseguito questo trattamento, la persona non la conoscevo, vedevo che l'uditorio era abbastanza sorpreso e mi è stato detto poi che questa persona era un paio di giorni che soffriva di un fortissimo mal di schiena e quindi effettivamente sono stato contento perché di solito questa macchina funziona, come dico, sembra semplice da operare, non è così semplice, ma con un po' di allenamento, un po' di studio, è molto scarsa la letteratura disponibile in italiano, ce n'è un po' di più in francese, ma che sono appunto la lingua originale dei suoi inventori, su testi un po' datati, però diciamo ci sono parecchi corsi in giro, ne facciamo anche noi, per cui chi vuole può tranquillamente poi contattarmi e prenotarsi. Ebbene, credo che per questa sera abbiamo finito. Come vedete, ad operare questo pendolo è molto lungo, quindi poi diventerebbe anche noioso. Io ve l'ho voluto solo presentare perché è un pendolo abbastanza particolare e mi piacerebbe che se ne sapesse un po' di più in giro. E quindi vi ringrazio per l'attenzione, come al solito, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti.